insieme. La storia che sto per raccontarvi ci porta per le strade di Alatri, in provincia di Frosinone, con Thomas Bricca, ragazzo di 18 anni che la sera del 30 gennaio scorso si trovava per strada con un gruppo d'amici. È comparso uno scooter, due persone a bordo, uno dei due sullo scooter ha estratto una pistola e ha sparato. Thomas è stato colpito in piena fronte, inutili i soccorsi, l'intervento chirurgico. Thomas è morto e adesso gli inquirenti dicono che non era lui l'obiettivo dei killer ed è morto per errore, per il colore del suo giubbotto, è morto per uno scambio di persona. Paolo Bricca è il papà di Thomas, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Paolo, lei ha saputo quasi subito quello che era successo a suo figlio. Sì, quella sera avevo appena chiuso la mia attività, rientrai a casa e erano circa le 20 e 30. Mi chiama mia sorella, mi dice: corri in ospedale che hanno sparato a tuo figlio. Cioè, è stato un momento proprio a cuore. Tempo di vestirmi, vado in ospedale e l'elicottero si stava alzando, che lo stavano portando qui a Roma, mio figlio. Ho parlato subito con il dottore, la cosa si è vista molto grave, ha detto: Bri, è un po' grave la situazione. Ha detto: se puoi andare a Roma, vacci subito. Avevo già capito. E lì per lì, vabbè, era pieno di gente, ragazzi, una pattuglia di carabinieri. Lì ricordo che mia figlia che piangeva, l'altro figlio che stava con me, che me lo so portato, me l'ho preso la madre e siamo corsi direttamente qui a Roma. A Roma è stato operato, e io ho cercato di parlare col dottore, non ce l'hanno fatto vedere quella sera, ma avevo già, era morto, mio figlio era morto. Che ragazzo era Thomas? Era un ragazzo dal funerale, si è visto, dolcissimo. Tutti che ci volevano bene, non era un attaccabrighe, era uno che si faceva voler bene da tutti. Come io sono la stessa cosa, cioè mi vogliono bene tutti, sono pacifista. E purtroppo quel giorno, quella sera, si è trovata nella parte sbagliata, nel momento sbagliato, con le persone sbagliate. C'è un giro da salli. Però purtroppo, che devi fare? Poi sì, c'è stato scambio di persona. Però, aspetta, quelli sono andati lì per sparare, per scambio di persona. Adesso Paolo, ci arriviamo. Sono stati arrestati due uomini, sì. Padre e figlio. Sì. A volte la specularità della vita. Sono stati accusati dell'omicidio. Perché avrebbero sparato, uccidendo suo figlio? Movente. Ma lì erano già da tempo che seminavano, sì, ragazzi. Erano due gruppi rivali. Di cui uno del suo gruppo, che ci stava mio figlio, e quest'altro gruppetto che loro ce l'avevano con un marocchino, che giorni prima si erano menati, se le soldate, di santa ragione, e che purtroppo, che io invitavo sempre mio figlio da lasciare perdere il suo gruppetto, allontanati dal suo gruppetto qui e lì, ma mio figlio sono bambini, so, che ci fai? Sono nati insieme, hanno fatto una vita insieme, una vita, quei pochi anni. E cioè, non mi sarei mai aspettato questo. Ma lei aveva saputo in qualche modo di questa lite di qualche giorno prima? Perché sì, gli inquirenti hanno fatto chiarezza. Erano schiaffi così, non so, le cavolate che fanno i ragazzetti, no? Ma dopo il paese dove vivo io, è un paesetto, è un paese grande, però non succede. Dove vi conoscete cose. Poi tutti, perché non lei è che conosceva. Ci conosciamo tutti, non è che ci sia questa delinquenza a questo paese, perché è un paese, il più delinquente è quello che ha fatto un piccolo furto. Uno che però, vende. Paolo, lei conosceva i due arrestati, padre, sì, e figlio. Sì. Tra l'altro conosceva molto bene Mattia, il figlio, sì, quello che secondo gli inquirenti avrebbe sparato. Sì. Perché lo conosceva bene? Lui tempo fa è stato nella mia officina, che la madre mi chiese se me lo tenevo per divagarlo, da portarlo fuori dalle sue compagnie che c'aveva. Il padre andò a lavorare, mi ricordo, in Svizzera, e mi disse: padre, puoi tenere mio figlio qui in officina con te, sotto controllo. Però lo vedevo, era un po' troppo nervoso,
diceva cose, se la prendeva con tutti, con le persone che passavano in macchina. Ci ho detto, guarda, no, non mi sta bene. Non può essere così, anche perché è un'attività, non puoi esci fuori e dire parolacce a una persona, perché tu ce l'hai con lui, queste cose qui. Infatti ha fatto che 2 mesetti, poi è andato via, però siamo rimasti sempre amici. Vi siete amici. Lasciati anche civilmente, perché, anche perché poi nei piccoli centri, sì, piccoli centri ci non si è rincontra. Che... Paolo, dalle voci di paese che circolavano tra il detto e il non detto, in qualche modo lei aveva sospettato, sì, di Mattia e del papà. Ne avevamo captato subito che erano stati loro, dalle persone che dicevano, nel momento pure lì all'ospedale, gente che gridava, però io loro li ho pure invitati, a costituirsi, avete fatto proprio una cosa grande, più grande di voi. Più grande di voi, cioè, lei ha affrontato le persone, gliel'ha detto così? No, loro m'hanno cercato sempre di evitarmi, non ci siamo mai incontrati. Intanto stavamo lì, loro quando mi vedevano cambiavano strada. E quindi? Io dopo c'è un'attività e sto in mezzo alla strada, questa attività di motociclette, non è che non mi vedi, non è che faccio un lavoro interno, lavoro internamente in un locale, certo, io lavoro in mezzo a una strada. E anzi, loro hanno fatto un periodo pure strafottenti, cioè a sfidarmi, a passare con macchinoni che le facevano scoppiettare le macchine davanti all'officina, si presentavano nei bar, un pomeriggio, quasi una sera, si sono presentati vicino al luogo del delitto, dove hanno ucciso mio figlio, e lì... Per fortuna non sia successo niente, però sono intervenute le forze dell'ordine, polizia, finanza, vigili. Anche perché poi mi sembra di capire, da quello che ho letto, che alcuni amici di suo figlio volevano farsi, sì, giustizia, volevano far da giustizia soli. Sì, volevano fare giustizia, io ce l'ho detto, la giustizia purtroppo... La guerra non si fa con la guerra, cioè ci vuole la pace. Purtroppo la cosa che hanno fatto loro è grande, io li perdonavo... Ma avrei voluto che loro si costituivano per quello che avevano fatto, che dopo quel mio perdono era per non caricarmi di odio dentro, perché l'odio è una cosa brutta. E io l'odio, e tuttora non ce l'ho, grazie a Dio, perché lo sciolgo grazie alle preghiere, perché sono un grande credente. L'odio purtroppo è una malattia che ti fa agire come ha fatto a loro. L'odio, loro ci ha fatto fare quell'atto di sparare con la pistola. E ecco chi hanno combinato. Loro non ci hanno avuto quell'attimo di pensare, ma se sparo che succederà? Se colgo qualcuno lo uccido? Non hanno pensato a niente. Loro sono andati lì e hanno sparato. Cioè, e dopo sbaglio di persona, lì è stata la sorte di 4 ragazzini. Ha preso mio figlio. Sfortunatamente ha preso mio figlio, perché una pistola a tamburo non è una pistola che è precisa, non è una pistola che miri e spari e coglie. E cioè, quando i due sono stati arrestati? Quando sono stati arrestati io ci sono stato un attimo, cioè la mattina appena mi sono alzato, andando in cucina, ho visto il telefono pieno di chiamate, sarà successo qualcosa, infatti ho visto... Tutti che mi cercavano a congratularsi, meno male. Noi abbiamo fatto un passo, diciamo. Non è che abbiamo vinto niente. Che la giustizia è stata un po' lenta, ma sembra che stia arrivando. Sembra che arriva. Ora mancano le altre fasi. Praticamente comincerà questo processo che sarà una lunga battaglia. Lunga e sarà un'altra ferita, perché poi... È un'altra ferita che la riapri perché... Cioè, è stata già dura la morte, la sofferenza che loro venivano arrestati, doppia sofferenza. E poi sembra che tu arrivi in un traguardo quando vengono arrestati, invece non è un traguardo. Cioè, comincia il calvario. E poi mancano pure tutti... I fiancheggiatori, quelli che hanno aiutato, quelli che hanno dato, quelli che hanno fatto,
che quelli verranno, piano piano verranno anche quelli. Paolo, se avesse la possibilità di incontrarli, cosa direbbe a quel padre che porta un peso comunque e a quel figlio che lei ha accolto nella sua attività? Ma a me mi piacerebbe tanto incontrarli. Spero che ci avessi una possibilità di andarli a trovare in carcere. E dici se trovano almeno il pentimento di quello che hanno fatto. Perché prima mi ero offerto di perdonarli io. Basta che si costituivano. Ma io vedo che loro non hanno intenzione. Loro ne scappano. Vorrebbero fuggire da quello che hanno creato, il casino che hanno fatto. Ma loro la meglio cosa è che confessassero quello che hanno fatto. E comunque, qualsiasi cosa accada, rimarranno sempre prigionieri di quello che hanno fatto. Sì. E questo sì. Non so in che modo potrebbe aiutare invece lei ad aprire la gabbia del suo dolore. Sì. Sì. Paolo, io la ringrazio per essere stato grazie qui con noi e aver lanciato questo messaggio molto forte contro l'odio. Grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore, Paolo.